Perché non è possibile migliorare il servizio dei trasporti urbani, in modo specifico quello dei pullman? Ah, buongiorno Sindaco, volevo sapere come mai si parla tanto di smog, di inquinamento, di ridurre l'impiego delle macchine. Allora, se uno deve andare al lavoro, deve fare qualunque tipo di servizio, deve prendere un autobus, quindi il trasporto pubblico. Ed gli autobus sono pochi e sempre pieno di gente. Possiamo aumentare gli autobus e sviluppare meglio il trasporto pubblico? Grazie. Rispondo ad Anna e Miriam. Anche il trasporto pubblico risente di una gravissima situazione economica che noi abbiamo ereditato e ai tagli che il governo in questi 3 anni ha fatto nei confronti delle città, quindi per poter migliorare ci sono bisogno di risorse, c'è bisogno di risorse, però voglio segnalare le cose fatte e quelle che faremo. In questi 3 anni si sono raggiunti i migliori obiettivi sulla metropolitana, tante stazioni che stanno aprendo, tra qualche giorno la stazione di Piazza Municipio, quindi Riviera di Chiaia, quindi Via Duomo, i soldi che abbiamo ottenuto con un grande lavoro anche personale a Roma per ottenere il finanziamento fino a Capodichino, passando per il centro direzionale, per Poggioreale e per la zona dei tribunali. Per la prima volta abbiamo un trasporto pubblico anche con mezzi alternativi, penso agli autobus elettrici, il car sharing, bike sharing. Trasporto pubblico su gomma, abbiamo messo in sicurezza l'azienda. Certo, ci sono autobus vecchi, non riusciamo ancora a comprarne tanti di nuovi come vorremmo, però abbiamo chiesto i finanziamenti all'Europa e li avremo, quindi entro la fine del mio mandato avremo sicuramente numerosi autobus su gomma nuovi, in modo da poter dire che in condizioni economiche difficilissime, senza gli sprechi del passato, siamo riusciti, diciamo, a migliorare notevolmente il trasporto pubblico. Poi puntiamo anche sulle pedonalizzazioni, cioè l'importanza di andare di più anche per strada a piedi, quindi cerchiamo in tutti i modi sempre di fare di più senza risorse, con mille difficoltà. Perché non si dà più possibilità ai giovani neolaureati di, diciamo, di poter avere uno sbocco anche con un progetto? In particolar modo io parlo dell'ambito sanitario, dove sarebbe da proporre uno svecchiamento delle strutture anziché aumentare l'età pensionabile e poter dare la possibilità ai laureati di esprimersi, perché cercano tutti esperienza, ma se nessuno c'è la possibilità di fare questa esperienza, come possiamo trovare qualcosa? Perché c'è questa disoccupazione qua a Napoli, Sindaco? Caro Sindaco, noi giovani, io ho la possibilità di lavorare, ma gli altri amici miei giovani, perché se ne devono andare fuori in questa grande città? Grazie. Ringrazio Antonia e Carmen. Anche se il Sindaco non dà direttamente posti di lavoro, è il mio obiettivo più grande, quello di poter da Sindaco riuscire a creare opportunità per posti di lavoro per i nostri giovani. Non è un caso che abbiamo creato l'assessorato ai giovani, dove c'è una ragazza di 26 anni, Alessandra Clemente, sta facendo un grande lavoro. Stiamo creando opportunità ai giovani in tanti settori, in particolare il turismo, la cultura, l'artigianato, la gastronomia. Vedete il grandissimo numero di turisti che siamo riusciti a portare a Napoli. Leggevo qualche giorno fa un titolo del Mattino di Napoli del 2010, dove c'era un'immagine di Napoli sommersa di rifiuti e con un titolo "I turisti che scappano da Napoli". Oggi i titoli sono che Napoli è la città d'Italia che più cresce in termini di turisti. I turisti non è solo una bella cosa per la nostra città, che siamo orgogliosi che vengono in tanti a visitare, significa persone che spendono nella nostra città, che dormono nella nostra città, che investono in attività culturali della nostra città. Quindi io sono convinto che Napoli ha cambiato passo e che si stanno creando condizioni importanti per il lavoro, quindi io non mollerò mai affinché i nostri giovani possano rimanere nella nostra città oppure andare via per scelta ma non per necessità, quindi siete una mia priorità ed il motivo principale per cui mi sono candidato a sindaco è proprio quello di cercare di stare vicino ogni giorno 24 ore su 24 ai nostri figli e ai nostri giovani.